La pace dei santi sia con voi. Domenica 13 novembre 2016 la Chiesa di Rito Romano celebra la 33ª domenica del tempo ordinario, mentre la Chiesa di Rito Ambrosiano, nella prima domenica dopo la festa di San Martino di Tours, inizia il nuovo anno liturgico con la prima domenica di Avvento. L'Avvento ambrosiano è un tempo liturgico di 6 domeniche che desiderano aiutare il discepolo di Gesù Cristo ad imparare ad aprire il proprio cuore al Divino Salvatore, colui che sta alla porta e bussa per entrare e cenare con noi, per condividere la nostra vita e farci partecipi della sua vita divina. L'Avvento, come periodo di preparazione alla festa di Natale, è testimoniato in Gallia e in Spagna già verso la fine del secolo IV. Nel secolo VI la durata di questo periodo tende a stabilizzarsi sulla durata del sacro tempo di Quaresima, cioè 6 settimane. È indicativo infatti che esso, nella tradizione ambrosiana, venga definito Quaresima di San Martino, proprio perché inizia la domenica successiva all'11 novembre, festa di San Martino di Tours. La cosa è spiegabile se si tiene presente l'importanza e la rilevanza crescente che tende ad assumere la festa del Santo Natale. Il 25 dicembre, infatti, soprattutto nella tradizione popolare, viene sempre più percepito come un giorno talmente solenne da essere equiparato alla festa più importante di tutto l'anno liturgico cristiano, cioè la Pasqua. E come la Pasqua è introdotta da un periodo di preparazione, la Santa Quaresima, scandito su 6 settimane, analogamente anche per il Natale, si pensò ad un periodo di preparazione, la Santo Avvento, di simile durata. Un avvento di tale durata è testimoniato anche a Roma verso la metà del secolo VI, finché con la riforma liturgica promossa dal Papa San Gregorio Magno a cavallo fra i secoli VI e VII, l'avvento fu accorciato a 4 settimane. È l'avvento di rito romano, che si diffonderà poi in tutta la Chiesa latina occidentale. La sacra liturgia ambrosiana ha invece sempre conservato l'uso primitivo e quindi più antico delle 6 settimane di Avvento. Comincia dalla domenica immediatamente successiva all'11 novembre e termina con la vigilia di Natale. Non è quindi la Chiesa ambrosiana ad aver allungato il sacro tempo di Avvento, ma la Chiesa romana ad averlo accorciato. Il 13 novembre la Chiesa celebra la memoria di Santo Mobono di Cremona, laico. Omobono Tucenghi è protettore di mercanti, lavoratori tessili e sarti. Egli stesso, infatti, fu commerciante di stoffe, stimatissimo nella città di Cremona. Era abile negli affari e ricco. Oltretutto viveva solo con la moglie ma senza figli. Ma il denaro, nella sua concezione della ricchezza vista non fine a se stessa, era per i poveri. Quando morì d'improvviso il 13 novembre 1197 durante la celebrazione eucaristica, subito si diffuse la fama di santità. Il Papa Innocenzo III lo elevò agli altari già 2 anni dopo la sua morte. Il suo corpo riposa nel Duomo di Cremona, di cui è il principale patrono. Il 13 novembre la Chiesa ambrosiana e la Chiesa di Lodi celebrano anche la memoria di Santa Francesca Saverio Cabrini, una fragile quanto straordinaria maestrina di Sant'Angelo Lodigiano. Nata nel 1850 e morta negli Stati Uniti in terra di missione a Chicago. Orfana di padre e di madre, Francesca avrebbe voluto chiudersi in convento,
ma non fu accettata a causa della sua malferma salute. Prese allora l'incarico di accudire un orfanotrofio, affidatole dal parroco di Codogno. La giovane fece molto di più, invogliò alcune compagne a unirsi a lei, costituendo il primo nucleo delle suore missionarie del Sacro Cuore, poste sotto la protezione di un intrepido missionario, San Francesco Saverio, di cui ella stessa, pronunciando i voti religiosi, assunse il nome. Francesca Cabrini portò il suo carisma missionario negli Stati Uniti, tra gli italiani che vi avevano cercato fortuna. Per questo è patrona dei migranti. Nel giorno della morte, il suo corpo venne traslato a New York, alla Mother Cabrini High School, vicino ai suoi figli. Un augurio particolare alla Chiesa e alla città di Cremona e a tutti i cremonesi per Santo Mobono. Auguri alle suore missionarie del Sacro Cuore in festa per la loro fondatrice, Santa Francesca Saverio Cabrini. Buon onomastico a tutti coloro che portano il nome di Santo Mobono e Santa Francesca. Auguri a quanti il 13 novembre festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza. E buon cammino di avvento a tutti i cristiani che seguono il sacrosanto ed antichissimo rito ambrosiano.